Salve a tutti amici di MarcosBox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. Questa puntata è dedicata a approfondire con voi il rilascio di Ubuntu 14.04 e di tutte quante le sue declinazioni con desktop alternativi. Come ben sapete, il mese scorso è stata rilasciata la nuova versione di Ubuntu, Ubuntu 14.04, e a distanza di 15 giorni circa dal rilascio, se state vedendo il video il giorno 0 dalla pubblicazione, posso già fare alcune considerazioni personali circa l'utilizzo della distribuzione, anche se devo dire, io l'ho utilizzato anche nella fase di sviluppo perché, come ben sapete, sono abbastanza ramingo, quindi giro di distribuzione in distribuzione per poter avere un quadro generale più ampio quando vado a recensire una distro. Bene, cominciamo con il parlare proprio di Ubuntu, Ubuntu che viene rilasciata con la nuova versione di Unity. Questa nuova versione di Unity ha avuto un grande lavoro di riscrittura del codice, ottimizzazione e quant'altro da parte degli sviluppatori che hanno realizzato una versione di Unity e di Compiz più veloce, più reattiva. La differenza la noto soprattutto sulla mia vecchia Linux machine, che non è una grande cima per quanto riguarda processore e quantità di RAM e anche scheda video, perché è una vecchia ATI integrata. Noto una maggiore velocità sia nell'apertura della dash di Unity che nella gestione del sistema generale. Mi piace come gira. Ho notato anche un alleggerimento l'avvio nel consumo di RAM. Quindi, tanto di cappello agli sviluppatori di Canonical. Significa che il loro lavoro sotto al cofano ha avuto i propri frutti. Passiamo adesso alle novità generali della distribuzione. Una delle funzionalità principali che è stata introdotta in questo nuovo rilascio è la possibilità di avere i menu locali integrati all'interno del barra del titolo della finestra del programma che state utilizzando in quel momento. Mi spiego meglio. Con la vecchia versione di Unity avevate i vari menu per esempio lanciavate Firefox, PD, vabbè, Gimp e quant'altro, e avete i menu nella barra superiore. Adesso su Ubuntu 14.04 è possibile attivare, facendo clic su un'apposita funzione presente nel sistema, i menu locali. I menu locali significa che all'interno della barra di titolo dell'applicazione avete appunto i menu. Direte voi, non è una grande invenzione? Invece no, è una grandissima invenzione, soprattutto per chi non lavora con finestre massimizzate o poi chi magari ha anche schermi grandi, non dovete più andare fino sopra per poter avere accesso ai menu, ma ce li avete direttamente all'interno della finestra. Guardate, attivatela perché la velocità di lavoro aumenta notevolmente quando attivate questa funzionalità. Complimenti quindi per aver pensato di introdurre questa funzionalità. Un'altra funzionalità che è stata ripristinata perché in passato c'era, ma poi è stata tolta per alcuni problemi di compatibilità che adesso non ricordo nemmeno quali, e la possibilità di trasformare la dock, cioè meglio il launcher di Unity, in una vera e propria dock, con la funzionalità Minimize on Click. Attivando questa nuova funzionalità, che è possibile attivare tramite programmi di terze parti, non è stata aggiunta in Unity o nel sistema di Ubuntu in generale, non è stata aggiunta appunto la vocina per attivare questa nuova funzionalità. Attivandola trasformerete appunto il launcher di Unity in una vera e propria dock che, se cliccate sull'icona del programma, potete minimizzare e massimizzare il programma stesso. Quindi evitate anche in questo caso di andare a cliccare su un minimize, su un minimize che è presente in alto a sinistra. Anche questa funzionalità io l'attiva appena installo Ubuntu, quindi una comodissima funzionalità. Le altre funzionalità riguardano un po' il look generale della distro. Ad esempio, è stato ridefinito i temi di sistema, ambiance e radianza. Sono stati aggiunti supporto per gli schermi ad alta risoluzione. Che più? È stata aggiunta l'anti-aliasing delle finestre, dei bordi delle finestre. Adesso sono più tondo. Vabbè, voi non ve ne accorgete a occhio nudo, ma fidatevi, ci sono. E poi sono state fatte tante piccole modifiche. È stato forcato, ad esempio, l'Unity Control Center, l'Unity Settings Daemon, che praticamente adesso non seguono più lo sviluppo di GNOME Control Center, ma c'è appunto un programma che è diciamo, un fork fatto da Canonical
del GNOME Control Center, che adesso è diventato Unity Control Center, quindi Canonical più, diciamo così, controllo diretto sul pannello delle impostazioni e quant'altro. Adesso è possibile scalare il launcher di Unity fino a 8 pixel, vabbè, comunque sono cose, diciamo così, che non interessano ai più. Le applicazioni principali sono sempre le stesse, non ci sono novità per quanto riguarda appunto le applicazioni di sistema. C'è sempre il solito discorso che in Ubuntu abbiamo versioni differenti delle parti di GNOME, ma questo è un discorso legato alla stabilità, si preferisce utilizzare determinate versioni per alcuni motivi. Non ci entro più nel merito di questa polemica perché sarebbero soltanto polemiche inutili. Passiamo adesso all'altra grande versione, altra grande distribuzione, Kubuntu 14.04. Come ben sapete, la mia distribuzione preferita, la mia versione di Ubuntu preferita. Principale novità di Kubuntu 14.04 è la presenza di KDE 4.13. KDE 4.13 ha avuto anche in questo caso un grande lavoro di riscrittura da parte Di ottimizzazione da parte del team di KDE. Ci sono notevolmente è stato migliorato notevolmente per quanto riguarda il lato prestazioni, anche per via dell'introduzione del Baloo, che si occupa adesso del migliorare il desktop semantico. È scomparso nel comunque, non so se voi ricordate che era un mattone soltanto in cicli di, cioè anche a stare fermo quello vi toglieva diverse risorse. Adesso Baloo praticamente non si sente, salvo nelle fasi iniziali, dove deve andare a indicizzare i file compressi, perché si è notato che nelle fasi iniziali va a decomprimere gli archivi per poter vedere cosa c'è dentro e poter indicizzarlo. Vabbè, questa è una follia tutta di Baloo, però comunque notate che non è presente più nella mia guida post-installazione il consiglio di disattivare appunto Nepomuk, perché appunto Nepomuk non c'è, cioè Baloo, che è tutta un'altra cosa, quindi in termini di prestazioni non si vede sulla mia schifo machine con Linux, appunto non si nota la differenza. Alcuni pubblicano delle guide per disabilitare anche Baloo, ma io lo trovo superfluo perché alla fine, appunto, nelle prestazioni di sistema non si vede per niente. C'è stato poi un cambio per quanto riguarda il browser predefinito, è stato aggiunto Firefox a discapito di Reconquo. Scelta, diciamo così, azzeccata, perché alla fine comunque Firefox era uno dei browser più utilizzati e uno dei primi passaggi che tutti quanti compivano quando installavano Kubuntu, che andavano a installare un browser alternativo. C'è sempre da fare il solito appunto che nella versione di Firefox presente nei repository di Ubuntu non include le patch di open source per quanto riguarda l'integrazione di Firefox in KDE, Mimetypes principalmente. Così come fanno di altre distribuzioni, perché per esempio OpenSUSE nativamente viene rilasciato con queste patch. Fedora, ho notato che nella versione con KDE i Mimetypes funzionano regolarmente, quindi funziona tutto come si deve, anche se non applica tutte quante le patch di OpenSUSE. Kubuntu non le applica più perché in passato le applicava, patchava Firefox direttamente all'origine, non lo fa. E bisogna aggiungere il solito PPA esterno mantenuto dal Blue Shell Team. C'è da dire soltanto che in passato si è dimostrato molto lento nell'aggiornare appunto Firefox con le patch per OpenSUSE. Ho notato che questa volta con Firefox 29, il giorno dopo, già avevamo Firefox con le patch per KDE rilasciato tramite appunto repository esterno. Aggiunto un nuovo driver manager, aggiunto un nuovo tool per la gestione touchpad, è stata aggiunta la nuova versione di KDE Telepathy, che più che è stato fatto, e vabbè, è presente la nuova versione KDE Connect 0.5, che è quell'applicazione plasmoide che consente di far dialogare KDE con il vostro smartphone Android. È presente appunto questa nuova versione nei repository. Anche in questo caso Kubuntu si conferma una distro veloce, perché comunque appunto merito del team di KDE, diciamocelo francamente. Il 90% del lavoro
cioè il mondo open source dei meriti e dei demeriti anche in questo caso, delle distro basate su KDE, deriva dal team di KDE, perché quando c'è un buon rilascio di KDE, le distro KDE centriche sono ottime distro. Quando c'è un cattivo ghiaccio, sono quasi sempre delle cattive distro. Diciamo che le sorti delle distro KDE centriche sono sempre legate a KDE. Non è mai tanta, cioè la bravura degli impacchettatori della distro conta relativamente poco. Almeno a parer mio, ho notato questo, che appunto quando a buona versione di KDE corrisponde una buona release di distro KDE centriche. Voi ditemi la vostra, che cosa ne pensate? Beh, io penso così. Se volete comunque un ambiente con KDE quanto più possibile vanilla, perché non è che ci sono tante personalizzazioni, cioè come potete vedere, giusto qualche tool è stato aggiunto, i default sono praticamente tutti i default di KDE, non ci sono personalizzazioni di temi. Utilizzate il tema di default di KDE e quant'altro, quindi se state cercando una distro KDE centrica abbastanza pura, fateci un pensierino su Kubuntu. Parliamo adesso di Ubuntu Gnome, che è la versione col piedone di Ubuntu Gnome Shell 3.10, quindi Nautilus 3.10, tutte quante le varie applicazioni legate a Gnome. Diciamo così, non pervenuta tanto questa distro, perché alla fine non è che viene tanto, tanto curata come distribuzione. È appunto un Ubuntu con Gnome Shell. Non c'è l'audacia di includere di default magari dei repository per l'ultima versione di Gnome. Se seguite la mia guida post-installazione per Ubuntu Gnome, sapete che se volete l'ultima versione di Gnome, o quasi, perché c'è sempre il solito discorso che Gnome non è proprio tutte quante le varie componenti vengono aggiornate all'ultima versione. Quindi, se volete una versione di Gnome più recente, dovete utilizzare una serie di PPA, sempre ufficiale, per carità di Dio, perché sono sempre mantenuti dai team ufficiali di Gnome di Ubuntu, però. Appunto, dovete aggiungere una serie di PPA successive alla fase di installazione per vedere l'ultima versione di Gnome. Le novità, vabbè, Gnome Shell 3.10 le conoscete già tutte quante, quindi per questo diciamo non pervenuto, è già qualcosa che voi conoscete. E di conseguenza Ubuntu Gnome 3.10 non ha grosse novità rispetto al passato. Tutt'altra cosa se aggiornate all'ultima versione, che avrete degli incrementi per quanto riguarda le prestazioni del sistema. Passiamo adesso alla versione con XFCE di Ubuntu, ovvero Xubuntu. XFCE 4.12, alcune parti sono già arrivate e sono state integrate all'interno di Xubuntu 14.04. Sto parlando di XFCE Desktop 4.11 e XF Windows Manager 4.11. Principali novità: praticamente adesso c'è il supporto al VSync per il compositor, supporto che funziona a giorni alterni, non su tutte le distro, bisogna avere, non su tutte le macchine, perché bisogna avere un congiungimento astrale per far sì che funzioni correttamente. L'importanza di questa patch qual è, in soldoni? Se avete il compositor attivo su XFCE, avrete notato di sicuro alcuni artefatti grafici, sia nelle animazioni, sempre su alcune macchine, perché non è perché ci stanno alcune Intel, alcune Nvidia che vanno senza problemi. Per esempio, sulla mia merdosa Ati integrata, ho sempre avuto questi problemi di artefatti grafici quando vai a spostare la finestra velocemente. E il problema principale è che quando andiamo a visualizzare un video a tutto schermo, un video AVI, vi ottenete durante la riproduzione delle striscioline. È un errore del VSync del compositor che potete rimuovere disattivando il compositor integrato in XFCE.
Adesso è stata appunto fatta una patch per questo. Sulla mia macchina, se io vado ad attivare questa patch, il problema delle striscioline dei video si riduce. Non è continuo, diciamo che soltanto in alcune scene veloci si vedono. E viene scompare del tutto quello per quanto riguarda lo spostamento delle finestre. Però, appunto, come vi ho detto, non ci siamo ancora perché comunque non viene a scomparire del tutto il problema nella riproduzione dei video a tutto schermo. Speriamo che il team di XFCE sistemi quanto prima in maniera definitiva questo problema, altrimenti la soluzione non sapete qual è? Disattivare il compositor oppure utilizzarne uno alternativo tipo Compton se volete qualcuno che gira o fare come fanno alcuni che fanno il classico Frankenstein. Aggiungendoci ad esempio Compiz come per la gestione degli effetti e quant'altro, che poi appesantite inutilmente la distro. Comunque, vabbè, c'è chi piace. Io l'ho fatto in passato per poter sfruttare XFCE come si deve. Novità, vediamo le altre novità di Xubuntu 14.04. Beh, riguardo appunto. Riguardano i temi di Streamer Project che sono stati aggiornati, il tool per la gestione degli sfondi, sono stati aggiunti alcuni programmi, è stato finalmente, innanzitutto è stato cambiato il default predefinito, non so se vi ricordate, con la vecchia versione avevamo il pannello superiore, poi il secondo pannello scomparso inferiore, pannello scomparso secondo quello inferiore che tutti quanti disattivavano, meglio disattivavano perché serviva una mazza. Con questa nuova versione di Xubuntu finalmente hanno messo soltanto il pannello superiore. Io però, vabbè, per comodità lo sposto sempre in basso perché non mi trovo a tenere il pannello in alto. È stato aggiunto menu libro. È stato aggiunto finalmente il nuovo lanciatore applicazioni, quello che è presente su Whisker Menu, che adesso è stato integrato praticamente da tutte quante le distro con XFCE. Che è un lanciatore menu che va a fare strizzare l'occhio quello di KDE, ma diciamo così. C'è la possibilità di avere tutti quanti i preferiti da un lato, le applicazioni preferite, tutte quante dall'altro lato, nell'altra colonna abbiamo tutte quante le applicazioni divise per categoria, la possibilità di ricercare, se vi ricordate il nome dell'applicazione, la ricercate senza andare a vedere in che cavolo di categoria sta e cose del genere. Che è ottimo. Finalmente, appunto, il team di Xubuntu si è deciso a introdurlo di default. Sono stati aggiornati gli indicatori. Adesso funziona finalmente l'indicatore del suono, che nella vecchia Riascio non si capiva perché non funzionava. Funziona anche l'indicatore dei messaggi, che appunto è stato aggiornato, e quindi adesso, per esempio, Riferia va nel suo indicatore. Prima Riferia, siccome veniva patchato con le patch di Canonical per Unity, se veniva installato su Ubuntu non funzionava perché non compariva l'iconcina di riferia. Adesso finalmente funziona. E poi vabbè, i soliti ritocchi qua e là che è stato aggiunto qualche programma per cambiare, per esempio, X Screensaver è stato cambiato, che è stato messo Light Locker, cose del genere. Però nel complesso, devo dire che anche in questo caso si conferma una distribuzione leggera, si conferma una distribuzione adatta a tutti coloro che stanno effettuando il passaggio da Windows XP a mondo Linux. Sottolineo, l'importanza di questa distribuzione è appunto questo, ha un default fatto come si deve. I problemi non sono poi tanti, a parte quello del VSync, ma che potete disattivare il compositor oppure se non siete sfigati come me quasi certamente attivando la funzionalità del VSync vi sparisce il bug. È una distribuzione che consiglio a tutti quanti quelli che vogliono propinare Linux, vogliono proporre Linux, propinare per il brutto come termine, vogliono proporre Linux ai propri parenti, ai propri amici e quant'altro come sostituto di Windows XP. Provate, fategliela vedere, non vedrete che non si lamenteranno del fatto che i menu sono strani, dove sta quel programma, dove sta quell'altro programma. Vedete che con XFCE, con Xubuntu 14.04 andate sul sicuro. Non vi diranno
non vi diranno rimettetemi Windows e cose del genere, che magari se uno mette, che ne so, Unity potrebbe avere qualche problema, chi non è tanto avvezzo a interfacce differenti. Con Xubuntu troverete un ambiente familiare per tutti i Windows XP user. Ultima versione di ultima variante di Ubuntu di cui voglio parlare è Ubuntu, quella che è attualmente la versione più leggera di casa Canonical, la versione che monta LXDE come ambiente desktop. Questo caso, anche in questo caso, non c'è tanto da dire, perché comunque abbiamo soltanto un aggiornamento del file manager. Qualche modifica, anzi, grande modifica per quanto riguarda il look. L'artwork team ha lavorato per migliorare ulteriormente il look di LXDE, che di suo con i suoi default fa abbastanza schifo. È stato aggiunto Firefox come browser predefinito al posto di Chromium. Perché al posto di Chromium? Perché Chromium, se non ricordo, ma nei repository di Ubuntu sta nella versione, diciamo, quella beta. Ha avuto alcuni problemi perché non supporta più Flash nativamente, ci vuole il pacchetto a parte, cose del genere. Quindi hanno optato anche per Firefox, anche perché Firefox è migliorato in termini di prestazioni, quindi ben si sposa su una distribuzione leggera come Ubuntu. Che più? No, basta questo, perché le altre cose riguardano principalmente, appunto, rinnovamenti dei programmi predefiniti di LXDE, quindi non c'è nulla di nuovo. La consiglio a chi ha un computer datato, con Ubuntu, andrà da Dio, e chi anche vuole sfruttare al massimo tutte quante le risorse del sistema, provate a Ubuntu, perché vi ritroverete con un sistema reattivo al massimo, un ambiente tutto sommato gradevole. Rispetto ad altre distribuzioni con LXDE, questo è l'aspetto migliore, quindi un ottimo ambiente, diciamo così, dal punto di vista estetico. Tirando le somme, Ubuntu 14.04 e famiglia si confermano una famiglia di distribuzioni adatte sempre per l'utente che per la prima volta si affaccia al mondo Linux. Si confermano ottime distribuzioni sotto il profilo hardware, riconoscono praticamente tutto, periferiche e quant'altro. Anzi, no, non mi riconosce la Brother, la stampante Brother. La Samsung me la riconosce la Brother, che cambia adesso la stampante case, non mi viene riconosciuta il volo, tiratina d'orecchie canali. Aggiungete questo. Vabbè, scherzi a parte. Il riconoscimento hardware comunque è elevato. L'installer grafico, che ve lo dico, fa, è uno dei migliori in circolazione, quindi conosco tante persone a cui ho parlato di Linux e si sono installati Ubuntu e declinazioni, non chiamiamole derivate, si sono installati da soli, perché l'installer grafico è qualcosa di semplice e banale, che non si può sbagliare, cioè, meglio, è a prova di utonto, direbbe qualcuno. La prova di chiunque non è tanto pratico con Linux. Come dicevo, appunto, l'installer grafico si conferma sempre il migliore. Il mix di stabilità, nuovi pacchetti, perché comunque alcune versioni dei programmi sono comunque l'ultima versione disponibile, Firefox, LibreOffice. Ah, non vi ho detto una cosa. LibreOffice, che finalmente supporta l'ultima versione che è stata introdotta nei repository di Ubuntu, sopporta KDE nativamente, quindi non c'è più il solito problema dei menu che venivano tutti flat, tutti brutti e crivosi. Vabbè, chiusa parentesi. Ubuntu, dicevo, Ubuntu derivate diventano un punto di riferimento per chi passa per la prima volta al mondo Linux, ma non solo, perché comunque per chi vuole una vita tranquilla, con queste distro la può avere, e può anche, grazie ai PPA, smanettare e rendere il sistema Frankenstein giusto. Fateci un pensierino, anche se utilizzate altre distribuzioni,
fateci un pensierino a Ubuntu, vedetela, cercate di capirla, perché molto spesso le critiche a Ubuntu si fermano al fatto Ubuntu merda, per nomia, e basta. Stessa cosa per esempio di Kubuntu. Sento tante persone che si lamentano di Kubuntu, dice, ah, Kubuntu fa schifo, mi trovo meglio con questa distribuzione o con questa distribuzione. Non faccio nomi perché sennò poi mi picchiano e mi tirano le orecchie. Sapete a chi mi riferisco, se avete seguito gli altri video e i blog in generale, sapete a quale setta di dinari mi riferisco. E dicono, ah, la mia distribuzione è meglio di quella, la mia distribuzione Kubuntu. Perché, come vi ho detto, come vi ho detto prima, la maggior parte del lavoro compie il team di KDE, quindi alla fine Kubuntu si conferma una distribuzione che ha il vantaggio di poter utilizzare i PPA e aggiornata il giusto, di default, monta l'ultimissima versione di KDE ed è stabile. Quindi potete utilizzarla tranquillamente su macchine di produzione. Le mie preferite, se devo fare una classifica, tre le consiglio principalmente: Ubuntu per chi vuole un ambiente moderno, per chi vuole qualcosa di diverso, XFCE, Xubuntu per chi vuole un ambiente reattivo, veloce. E soprattutto per chi vuole cercare di traghettare gente nel mondo con Linux, è KDE Kubuntu con l'ultimo rilascio. Per chi vuole un ambiente che fa anche il caffè, perché Kubuntu, KDE ha al suo interno tutti quei tante mille di quelle opzioni che potete personalizzarvi il sistema come più vi pare, potete plasmarvi il sistema come più vi pare. E poi ha ottime applicazioni che GNOME se le sogna. Bene, con questo ho concluso. Fatemi sapere la vostra. Se avete avuto il coraggio di vedere tutto quanto il video, sono 27 minuti. Ho fatto un videone. Lasciate qualche commento. Ditemi la vostra, che cosa ne pensate di questo rilascio di Ubuntu. Se secondo voi fa schifo, se secondo voi è un ottimo rilascio. Ubuntu e tutte quante le declinazioni, mi raccomando. Fate magari un video, lasciate un commento qua, lasciate un commento sul post che farò sul blog. Appunto, ditemi la vostra. Buon capito e prosperità a tutti quanti, doppio. Ciao ciao.